Il servizio sanitario compie 40 anni e ha fatto dei miracoli. Vogliamo lavorare tutti insieme per provare a vedere se riusciamo a fare altri 40 anni di miracoli, e per far questo è necessario, come dire, risolvere alcuni problemi. Il primo di cui abbiamo discusso oggi è il pregresso, il famoso payback. E su questo ci siamo tutti trovati d'accordo. Noi come Farmindustria vogliamo assolutamente dialogare con le regioni, con l'AIFA per risolvere questo problema. Noi siamo pronti a pagare il dovuto e quindi auspichiamo che si possa trovare al più presto una soluzione. Già nel 2013-2015, come triennio, avevamo versato il rimborso necessario. Questo poi si è bloccato durante le discussioni per il 2016, quindi la situazione si è un po' ingarbugliata, ma sin dall'inizio noi abbiamo sempre collaborato per pagare il dovuto e quindi ci siamo ancora e siamo disponibili a farlo. L'altro punto è uscire da questo sistema che evidentemente non funziona, e quindi l'altro punto fondamentale è come regolarci per il 2019, e anche su questo Farmindustria è d'accordo sulla quota di mercato che sicuramente potrà portare qualche squilibrio tra qualche azienda, ma ci rendiamo conto che è semplice e quindi perlomeno dovrebbe abbattere tutte le problematiche che abbiamo avuto con i sistemi precedenti. Quindi questi sono stati i due punti principali su cui noi ci troviamo assolutamente allineati e, ripeto, disponibili a dialogare con le regioni e con AIFA, e ovviamente questo sarebbe il primo passo per poi provare a ridisegnare la governance del sistema, perché è chiaro che il payback ci piacerebbe fosse soltanto un qualcosa che interviene in momenti di necessità, quindi quasi come un'eccezione, ma che invece il sistema fosse ben registrato e in grado di camminare con le proprie gambe, fornendo ai cittadini il giusto accesso all'innovazione, ai farmaci, senza per questo mettere in difficoltà la sostenibilità del servizio sanitario.